Per parlare di sanità abbiamo scelto vari argomenti. Cominciamo con il Covid, quindi la campagna vaccinale che prosegue con una novità di cui vogliamo parlare con il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, il dottor Michele Conversano. Buonasera dottore, grazie. Buonasera Angelo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Dunque, abbiamo saputo che dal 3 marzo sarà possibile somministrare questo nuovo vaccino che potrebbe, si dice, convincere gli indecisi. Si chiama Novavax e Nuvaxovid, insomma nomi sempre complicati, ma perché dottore, che cosa ha di diverso? No, allora uno dei problemi che qualcuno, per fortuna molto pochi devo dire, nella nostra regione e anche sì, nella nostra provincia, si sono lamentati all'inizio, era del fatto che il nuovo vaccino, i nuovi vaccini, quelli mRNA, erano vaccini innovativi, non sufficientemente studiati, e quindi avrebbero preferito vaccini più tradizionali. Ora, anche se ormai questi nuovi vaccini li abbiamo fatto a miliardi ormai di dosi, e grazie a Dio hanno avuto degli effetti molto utili e molto benefici, ora però c'è qualcuno che stava aspettando il vaccino cosiddetto tradizionale ed è arrivato. Questo è un vaccino basato sulla tecnica del DNA ricombinante, quindi che invece di sfruttare l'RNA messaggero che fa produrre al vaccinato la proteina spike, qui c'è già la proteina spike che con un adiuvante può iniettato in iniezione intramuscolo da ripetere con una seconda dose a distanza di 3 settimane, dà un'efficacia che è paragonabile, perfettamente paragonabile agli altri vaccini, però in qualche modo tranquillizza chi aveva paura, una paura io dico immotivata, ma comunque una paura rispetto ai vaccini RNA. Quindi adesso abbiamo finalmente anche questo vaccino e speriamo che questo possa convincere quei pochi, per fortuna, che hanno aspettato, sottoponendosi anche un grave rischio, devo dire la verità, però ora abbiamo anche il vaccino, certo, per loro, e da giovedì potremo offrirlo anche a tutti questi, a tutte queste persone. Dai 18 anni in su, però, è vero? Sì, è stato registrato dai 18 sì, anni, sono in corso le sperimentazioni anche per fasce di età più piccole, ma non hanno ancora la registrazione per poterlo somministrare. La somministrazione al lab dell'Arsenale della Marina Militare, leggo, dalle 9 alle 17, me lo conferma? Sì, dalle 9 alle 17, per facilitare anche l'arrivo da parte anche un po' di tutta la provincia, anche abbiamo comunque, non c'è bisogno di prenotazione, basta presentarsi. C'è da dire una cosa molto importante, questo vaccino è stato registrato per il ciclo primario, quindi va bene per chi non ha ancora fatto neanche una dose di vaccino, non può essere utilizzato come seconda o terza dose perché ha fatto dei vaccini diversi. Benissimo, ecco un'ultima cosa, è vero che si è registrato un calo delle vaccinazioni negli ultimi giorni? Sì, c'è stato un grosso calo, ma semplice motivo che li abbiamo vaccinati quasi tutti, sono molto pochi i cittadini di Taranto e provincia ancora non vaccinati, e anche magari diffusione anche molto ampia dell'infezione da Omicron che ha colpito tantissimi nostri concittadini, in qualche modo sta facendo ritardare anche esecuzioni delle seconde e delle terze dosi in questo caso. Grazie dottor Conversano.